Allora, ogni allenatore dalla Serie D fino alla Coppa dei Campioni alla vigilia di qualsiasi gara dice impegno difficile, partita importante, stiamo attenti agli avversari. Poi magari ogni allenatore o quando esce il calendario o durante il campionato guarda i prossimi successivi impegni e dice qua vinco, qua pareggio, qua devo stare attento a non perdere. Lei si è fatto un calcolo di quando può essere il giorno che il Foggia, anche facendo 0-0, riesca a tenere inviolata la propria porta? Allora io non faccio calcoli. Non posso mettermi al tavolino e guardare un calendario e permettermi, lo faceva Franco Scoglio questo, qua pareggio, qua vinco, il grande mister, e non potrei mai farlo, però al di là di tutto avevo e avevamo la voglia, la determinazione di non prendere gol a Vercelli. Siamo entrati in campo, abbiamo fatto un'ottima prestazione. C'è sempre questa volontà, ci deve essere anche domani. Sul fatto di invece fare considerazioni rispetto all'avversario che si affronta l'indomani, dico che, e non è la frase fatta, che la partita di domani è la più difficile di questo campionato, perché la Cremonese è strutturata, ha qualità importanti individuali e di collettivo, è una squadra esperta, è una squadra che non puoi concedere un errore in possesso di palla. Quindi noi domani dobbiamo fare la partita perfetta, fondamentale. La situazione dei giocatori che hanno giocato male, almeno a causa degli infortuni, cito Agazzi, Nicastro e Bereo, com'è al momento? Sono con noi, Agazzi al 100%, è entrato bene domenica scorsa, Nicastro non è al 100%, e Bereo sta bene. Quindi sono convocato. Sono tutti convocati, sì, sono a disposizione. Buongiorno mister, come ha visto la squadra e se è già a conoscenza del fatto che pare che la Cremonese non abbia convocato Paulinho per un infortunio e se la cosa può spostare quella che è un po' la preparazione della partita, perché comunque dovrà adottare un centravanti diverso che magari ha altre caratteristiche. Grazie. Beh, adesso non so chi eventualmente sarà il sostituto, se ci sarà questa possibilità di non impiegare Paulinho. Prima, poco fa, ho detto che Paulinho lo considero uno dei giocatori fuori classe della categoria. Se non ci dovesse essere, purtroppo ne giocherà un altro. E non è che giocano in 10, e quindi per caratteristiche diverse potrebbe giocare Muculo o Brighenti o Scappini o chi altri, non cambia la fisionomia e la filosofia della squadra. Hanno una identità precisa di gioco, hanno un'identità importante su quelle che sono compattezza e ripartenza qualora vengono impiegati in fase difensiva, e quindi ripeto, fondamentale avere, non commettere errori nel nostro palleggio, non commettere errori nel nostro possesso palla. Mister, buongiorno. Due parole, buongiorno. Le spendiamo ovviamente anche per il pubblico, così come facciamo sempre prima di ogni partita. Oggi è stata celebrata la presenza del pubblico. Le dà più emozioni una presenza di 4.100 tifosi foggiani, non solo della città ma anche del nord, oppure salire la scalinata dello Zaccheria e quindi di fronte al pubblico di casa, ecco, gli dà più emozioni quella situazione di vedere tanta gente fuori, oppure insomma la partita casalinga? Beh, io potrei dire fuori, perché comunque non eravamo abituati, c'erano delle restrizioni nel campionato scorso, quest'anno diciamo ci sono porte aperte per tutti e ne stiamo traendo beneficio. Perché se le consideriamo una cosa normale, normale non è, perché portare così tanta gente allo stadio in trasferta ci dà veramente la sensazione di poter giocare in casa. L'atmosfera che abbiamo respirato a Cesena era un'atmosfera di Serie A, c'era una coreografia, una scenografia, se vogliamo, già importante, perché lo stadio di Cesena, il pubblico di Cesena, e poi dall'altra parte 4.000
rossoneri, fantastico, quindi era un palcoscenico di un'altra categoria. Per quello che riguarda Vercelli, cioè, sembrava davvero di giocare in casa, come lo è stato a Carpi e come è successo in altre trasferte, cosa che non è avvenuta nella stagione scorsa. In casa avvertiamo sicuramente questa pressione positiva, a volte dobbiamo essere noi, quindi diciamo che non è soltanto la gente che ci deve dare entusiasmo, ma dobbiamo anche essere noi. Mi riferisco alla partita, l'ultima partita giocata qua in casa con il Parma, dobbiamo anche essere noi a dare entusiasmo, a voler schiacciare il piede sull'acceleratore, cercando di portare in campo quelle che sono le nostre qualità, le nostre conoscenze. Mister, per quanto riguarda sempre uno dei talloni d'Achille della squadra, che sono i calci da fermo, ieri Vacca in conferenza stampa parlava di differenza di centimetri, oggi lei durante la diretta Sky faceva riferimento a un percorso di crescita con i ragazzi su determinati punti di riferimento. L'attenzione però quella rimane costante, perché sabato, domenica scorsa, Iacono è partito in ritardo dalla sua posizione, quindi l'attenzione è, è la mancanza di paura, forse devono essere più tranquilli nei calci da fermo. No, noi abbiamo preso gol a quasi tutti i gol a difesa schierata. I gol che abbiamo preso da palla inattiva, una mancanza di marcatura sulle punizioni laterali, secondo me lavoriamo molto bene, molto bene. Il gol che abbiamo preso domenica scorsa è stato un rimpallo, perché lì abbiamo preso palla noi, la palla è rimasta lì per un rimpallo, poi l'ha preso l'attaccante avversario. Il gol invece che abbiamo preso con il Parma, abbiamo lavorato molto bene di linea, ma l'abbiamo fatto in maniera passiva, quindi al di là dei centimetri conta la cattiveria, la determinazione a non voler prendere gol, questo è fondamentale. Quindi non so se è paura, ma lo dico qui, poi ai miei giocatori è chiaro che bisogna continuare ad esercitarci, bisogna continuare a lavorare su determinati aspetti. Torno a dire che molti gol, non soltanto del Foggia, presi da palla inattiva, sono una costante della categoria. La Cremonese, vedendo le immagini delle partite precedenti, va in crisi quando le squadre provano ad imporre il gioco, perché sono abituate loro a dettare i tempi della partita. Quando il minutaggio di possesso palla della Cremonese è diminuita, sono aumentate in controtendenza le occasioni da gol delle squadre avversarie. Quindi da questo punto di vista è un lavoro nel quale il Foggia si trova proprio a suo agio. Non sono proprio d'accordo. Credo che questa squadra abbia sì il palleggio, abbia sì l'identità di poter imporre la propria forza, ma è anche forte nella fase difensiva. Nel momento in cui non ha la palla partecipano tutti quanti, sono applicati, lavorano molto bene nell'ampiezza del campo, nonostante giochino con i tre centrocampisti e i due attaccanti. Quindi al di là di voler tenere la palla, ma c'è di fronte una squadra che sa muoversi molto bene in fase difensiva. Gli ultimi minuti di Vercelli hanno fatto vedere un 4-4-2, potrebbe essere, visto come sta andando la... 3-5-2. Negli ultimi minuti ho detto c'è stato sì, 3-5-2. Può essere questo interscambio Beretta-Mazzeo un interscambio che mette anche i centrocampisti in condizione di essere anche più protetti? No, serve l'applicazione, serve la volontà di fare le cose nel modo giusto, non, poi i numeri non contano. Buongiorno mister. Due parole sulle condizioni di Rubin e soprattutto sulla piacevole scoperta a Celli. Allora, Rubin si è reintegrato questa settimana a fare gli allenamenti e è disponibile. Non è chiaramente al 100% perché arriva da uno stop forzato. Non so a che livello possa essere per poterlo impiegare o no. Per quanto riguarda Celli, sono molto contento per il ragazzo. È pronto per una maglia da titolare? Assolutamente sì, tenetemi il beneficio del dubbio, sono contento perché comunque il ragazzo non era messo in discussione a livello tecnico,
ma come avevo detto, forse lui non si sentiva ancora pronto di indossare questa maglia, ed è stato un percorso più lungo rispetto agli altri. Arrivava da una realtà diversa rispetto a quella che può essere Foggia, da una categoria diversa per quello che poteva essere Foggia, da una squadra che aveva obiettivi diversi rispetto a quelli che attraverso il gioco il Foggia può avere, e sono molto contento, perché comunque anche questi ragazzi giovani che sono abituati a giocare in contesti diversi devono prendere la consapevolezza che se sono qui meritano la maglia che indossano.